presidente di Adici, associazione che riunisce produttori di calze intimo, Alessandro Gallesi, di nuovo negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno presidente, buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, noi invitiamo gli ascoltatori tutti a partecipare alla trasmissione per mandare sms, messaggi Telegram, il numero è il 348 3188 339, per chiamarci 0376 631709. Dirette streaming su Facebook, Gazzettino Nuovo Tempo Radio, YouTube Tempo Radio Live, Diretta Lab sempre 24 ore su 24. Allora, una cosa ci incuriosisce. Per la prima volta, la volta scorsa che era venuto con il presidente Bensi, no? Del CFC. Ecco, possiamo CSC, possiamo chiedere adesso che intenzioni avete, insomma, come si è sviluppata la cosa, eccetera? Ma intanto ci siamo già riuniti due volte come comitato, abbiamo in programma già il terzo incontro perché gli incontri saranno cadenzati, quindi avverranno con un ritmo in modo tale che poi dopo le cose che trattiamo evidentemente si traducono il più possibile in fatti concreti. Quindi il prossimo incontro lo avremo il 18 di aprile per parlare poi tra di noi di quelli che sono i temi che sono fondativi di questo comitato, ma anche di realtà e di tematiche che si vanno via via innestando, perché è chiaro che l'obiettivo è quello di coprire tutte le tematiche che sono preesistenti, ma anche diciamo nuove new entry nel territorio. In questo momento abbiamo affrontato in modo organico, cercando delle soluzioni. Ovviamente non è che si trovano in 448, perché ci sono alcuni temi che sono annosi e quindi bisogna lavorarci, varie tematiche che sono tanto per fare un elenco ma non esaustivo: la nascita di un tanto agognato negli anni museo della calza Castelgofredo, in modo tale che mi è stato chiesto tante volte da chi veniva da fuori, chi veniva clienti o operatori di qualunque tipo, politica, tutto quello che veniva a visitare il distretto, se ci fosse un museo dove poter vedere la storia di questo distretto che è tanto raccontato e tanto celebrato. E non c'era, chiaramente. Siamo in una fase in cui, diciamo, senza entrare troppo nei particolari, il materiale ce l'abbiamo, espositivo. E quindi questo è un passo fondamentale, perché è chiaro che se non ci fosse il materiale espositivo sarà una presentazione che verrà data da tutti i punti di vista, ma non concentrata in modo esclusivo sulla tecnologia e sui macchinari, perché se no sarebbe una cosa, basterebbe apportare qualcuno in una sala macchina, tanto per dirvi, se vogliamo far vedere i macchinari e come si fanno le calze, ma una presentazione più come dire, di immagini che sono state nei tanti anni della calzetteria che partono dal tanto volte nominato calzificio Noemi, che è il precursore del distretto di Castelgofredo, fino ai giorni d'oggi. Poi abbiamo affrontato il discorso delle presentazioni moda, delle tendenze moda, che in modo tale da portare a una maggiore vicinanza tra le imprese e la presentazione stessa. Noi ad oggi il distretto ha un grosso operatore internazionale che fa i lanci, quindi che con 14-15 mesi, 16 mesi di anticipo coglie sul mercato, sulle sfilate e dalle sfilate in generale le tendenze,
che poi bisogna sapere, noi dobbiamo essere bravi a saper tradurre da tendenze generali a tendenze sulla calzetteria. Stiamo lavorando a questo in modo tale che ci siano una nuova ciclicità di presentazioni, diciamo le autoctone, quindi gestite all'interno del distretto, per decifrare questi lanci di tendenze in idea di calzetteria. Quindi collaboreremo, l'idea è questa, con delle stiliste locali che ci aiuteranno a leggere le grandi suggestioni in calzetteria, chiaramente. Certo, non è facile, non è facile, obiettivamente, per cui sì, bisogna cercare di capire, appunto. Mi ricordo che si era parlato, c'era appena stato Sanremo, di Annalisa con le calze autoreggenti, no? Quindi appunto la moda che porta. Dica pure. Su Annalisa le dico una cosa che ho letto, cioè come la moda in questa primavera, questa che stiamo vivendo in questi giorni, ma più in generale si fonda su un concetto di 3S, le 3S della tendenza di calzetteria. Le 3S sono star, street e style. Star perché sono tante le star, a parte Annalisa, voglio dire, ma tante le star che hanno indossato calzetteria, autoreggenti, in questo caso erano veramente autoreggenti perché erano reggi calze e così via. Street perché comunque la moda, l'abbiamo detto tante volte, ormai urban nasce più dal basso che dall'alto, cioè c'è il lancio della star di turno che si veste in un certo modo, che viene veicolato da tutti i media, ma al contempo c'è una sensibilità urbana di indossare i prodotti con una certa personalizzazione ulteriore, no? E infine c'è style, perché chiaramente rimaniamo nel campo dello stile e dell'eleganza. Quindi una calza, anche se indossata con un abbigliamento street o urban, come può essere con gli anfibi e i pantaloncini di pelle, eccetera, è sempre un elemento di stile per una donna, no? Quindi non viene mai indossato in modo aggressivo, cioè aggressivo a volte sì, però mai sminuendo la femminilità della donna. Quindi evidentemente queste 3S sono un po', diciamo, i nostri riferimenti per quello che è la primavera e poi dopo l'inverno che sta per arrivare, perché in realtà l'inverno sembra una stupidaggine, ma per noi l'inverno c'è già, vale a dire. Quello che si sta producendo in questo momento non è per la primavera di quest'anno, ma è da quello che si sta cominciando a produrre da aprile, maggio, giugno, è per il prossimo inverno. Sì, sì, quindi, sì, siete sempre in anticipo, sì. Chiaro. Sì, 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 è vero. E, c'è un messaggio che adesso vorrei dare voce tra poco, perché tra l'altro riassumo una domanda che le volevo fare. Prima ancora, però, lei ha detto appunto questa idea del Museo della Calza, giusto? Sì. Avete un'idea più o meno di quando si farà? Beh, adesso abbiamo definito il piano. Perché evidentemente il fatto di avere un museo significa A, trovare la location. Ovvio, sì, sì, ci sono, sì, proprio le cose logistiche. B, capire quelli che sono il piano economico della gestione di un museo, perché bisogna capire come gestirlo il museo, cioè a parte i costi legati, voglio dire, a un'eventuale location, ci sono i costi del personale e di come si vorrà avere il museo stesso, cioè sempre aperto 24 ore, tanto per dirle, 24 ore no, però tutta la giornata, oppure solo su prenotazione con un illustratore di turno
Però servirà un custode, insomma. Poi facendo una cosa, osservazione cattiva a tale riguardo, Presidente, però l'operaio della calza dice sì, beh, però non è che mi importi più di tanto del museo, cioè non è che porti lavoro questo. Oddio, sì e no, cioè voglio dire, apparentemente è una cosa che se l'operaio valuta in questo modo. Però evidentemente poter offrire a tutti coloro che usufruiscono del distretto di potenziali buyers la possibilità di visitare in modo completo la storia della calza, io vi ripeto, non sarà una storia molto tecnologica quanto una storia visuale con cataloghi, illustrazioni, packaging, materiali veramente veramente interessanti. Io ho visto il materiale e sinceramente su certi aspetti sono rimasto sorpreso, perché è veramente molto molto allettante, diciamo. E quindi nel momento in cui si vuol dare valore a un territorio, perché evidentemente sarà a Castelcofreddo per una questione anche proprio di storia, ma il museo sarà per tutto il distretto della calza, a qualunque operatore, sia esso il buyer, sia esso il giornalista, sia esso il semplice curioso o le scuole, tanto per dirvi le scuole di formazione, se vogliamo dare valore al nostro prodotto, dare credibilità e sperare che il nostro prodotto sia più consumato, dobbiamo avere tutte le armi per poterlo spingere, no? Certo, è chiaro che un museo permetterà una visita dei giornali e delle riviste, sia cartacee che online. Non solo l'apertura, ma poi con delle visite mirate. Quei programmi di cui abbiamo parlato sono visite regolari delle scuole, che porteranno eventualmente un interesse al prodotto, al distretto, di questi studenti che noi facciamo fatica a portare poi dopo, la nostra filiera produttiva, no? Quindi insomma saranno molteplici le variabili. Una delle cose di cui abbiamo parlato, che sarebbe possibile, è quella della visita di turisti che sono presenti sul lago di Garda, sia con visita organizzata. Sapete che in vacanza ci siamo stati tutti, no? Ci sono le giornate di pioggia, tanto per dire, in cui bisogna far qualcosa agli ospiti degli hotel o così via, e quindi si possono organizzare anche delle visite guidate per i turisti. Qui c'è un passaggio, secondo me, importante. Quello che ti chiedono: che bello, ma avete uno spaccio. È vero, è vero. Allora, la devo fermare un attimino con Alessandro Gallesi, presidente di ADICI, distretto calza intimo. Ci troviamo tra un paio di minuti. Con Alessandro Gallesi, presidente di ADICI, associazione che riunisce produttori di calza intimo, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Eravamo arrivati alla necessità di uno spaccio, cioè magari una comitiva di turisti che viene portata, c'è una giornata brutta sul lago di Garda, l'hotel dove alloggia organizza appunto la gita, però dopo chiedono appunto se c'è lo spaccio, giusto, Presidente? No, esatto, quindi diciamo le cose su cui le idee, in alcuni casi già più avanzate come quella del museo, ma quello, il corollario del museo, ci stiamo lavorando. Certo. È chiaro che senza voler fare, polemica, forse erano cose da fare qualche anno, qualche decennio fa, però... Certo. A parte quello, cerchiamo di rispettare tempi il più possibile veloci per queste cose. Certo. Allora, il messaggio che le avevo anticipato, Alessandro, facendo l'unione con CFC, non è che voi sparite, perché vorrei perché lei insomma è sempre il mio punto di riferimento. Ecco, io le allargo un attimino la domanda. Sì, da un lato un interlocutore unico può avere maggiore voce, però vero è anche che
ci sono aziende e aziende, e non necessariamente cioè tutte sono rappresentate bene. Noi facciamo, lei tra l'altro spesso fa il paragone con la Torino, della Fiat per esempio, però intanto ha fatto sparire l'auto bianchi, ha fatto sparire gli innocenti, eccetera eccetera, cioè, Allora, non so se mi sono spiegato adesso, però, ecco. Rispondendo alla domanda dell'ascoltatore, no, non spariamo, nel senso che noi siamo ancora qui e la campagna associativa che abbiamo iniziato testimonia come ci sia da parte degli imprenditori comunque la condivisione con Adici di quella che sono i suoi principi fondativi. Poi è vero una cosa, cioè i principi fondativi di Adici non sono quelli di avere una struttura consolidata, ma di essere un'aggregazione di pensieri, no? Evidente. E quindi noi in ogni caso rimaniamo, continuiamo con quelle che sono quindi la nostra presenza nel comitato, chiaramente, portando quelle che sono le nostre visioni, perché ad esempio noi abbiamo parlato di museo, ma possiamo parlare di, come abbiamo detto, di presentazione di tendenze in moda, ma possiamo parlare di raccolta di dati di informazioni e di formazione sul distretto. Noi ci abbiamo lavorato tanto negli anni su queste cose, evidentemente possiamo portare sia quello che è stato l'esperienza che abbiamo maturato, sia quelle che sono le idee che abbiamo in questo momento a riguardo, il che vuol dire che praticamente per poter continuare a avere nuove idee, nuove valutazioni, dobbiamo esistere. Dopodiché è evidente una cosa, che su certe tematiche il comitato permetterà al distretto di avere una voce unica. Quindi certo, questo è il passaggio, certo, che è stato effettuato, non è una fusione. Ma la sinergia e la collaborazione, su questo abbiamo sempre puntato, appunto, cioè ne abbiamo sempre parlato, proprio per punto è rappresentare tutti, appunto. Gallesi dice un altro messaggio: gli obiettivi delle due associazioni devono essere quelli di favorire sempre più un riferimento a livello di regione e politica, possiamo aggiungere nazionale anche. Esatto, è un po' il senso di questo passaggio che è stato fatto, che non è una fusione, ma è in questo momento una sinergia che trova la sua parte, non rimane di volontà, ma diventa nei fatti e con dei protocolli. Non è più una sinergia che viene di volta in volta valutata se esserci o non esserci. Evidentemente sì, e il comitato permetterà al distretto di avere un'unica voce, che è una cosa su cui io penso di avere più volte sottolineato l'importanza. Più grossa, però. È fondamentale, perché più volte anche ai miei le persone che erano con me, dover affrontare per dirle la regione, o affrontare anche la semplice provincia, o piuttosto la politica nazionale, e dire la stessa cosa in due era abbastanza a volte paradossale. Quindi questa cosa verrà per fortuna, con questo comitato che è nato, superata. Allora, altro messaggio: come vede questa unione, Gallesi? Però sincero, fuori dai denti, dai, dice. Beh, io l'ho spinta molto, ci ho creduto molto, perché credo che è vero, un'unione negli intenti e nelle azioni, soprattutto se portata, come vi dicevo, con le conoscenze e l'esperienza e le idee che nascono da ambo le parti, può essere solo migliorativa, altrimenti si rischia in molti casi di sovrapporsi e di sperdere le energie. Certo, certo. Allora, vediamo altri messaggi ancora. Fino adesso lei ha fatto tanto per noi calzettai, andando in regione, a Roma, per stare dalla nostra parte. Speriamo che assieme a CS ci sia sempre così.
Questo è, allora, io non sono abituato a dire è sicuro, perché di sicuro purtroppo nella vita ci sono solo poche cose, però questo è, direi, è praticamente certo, mettiamoci praticamente, perché evidentemente il fatto di aver trovato una sinergia protocollare, adesso non so se l'italiano sia corretto, ma che non è più solo di intento ma è nei fatti, è evidentemente stato recepito da parte dei nostri interlocutori istituzionali e politici con molto piacere, perché loro stessi più volte ci avevano sollecitato a fare questo passaggio, e a questo punto il passaggi che saranno quelli dei prossimi mesi o quelli insomma futuri sono quelli di andare avanti con questa strada, che poi non so come possa che tipo di futuro possa avere, perché evidentemente valuteremo insieme la collaborazione, che vantaggi ha portato, che benefici ha portato, che risultati ha portato, e probabilmente, dico, per aumentarla, renderla ancora più strutturale. Certo, bellissima l'idea del Museo della Calza, speriamo venga presto, venga realizzata presto, dice un ascoltatore, ascoltatrice, e poi mi fa sorridere, ma glielo chiedo perché mi interessa molto, come vede le prossime elezioni europee? Le prossime elezioni europee le vedo da italiano in Italia o le vedo da italiano in Europa? Perché evidentemente sono due fattori diversi. Da italiano in Italia ne siamo. Beh, in italiano in Italia io penso che cambierà molto poco rispetto alle elezioni politiche del settembre del 2022. Non credo ci saranno sconvolgimenti all'interno della assolutamente. Della ci proveranno, però. Ci proveranno, ma non lo fanno sempre. Io per come percepisco quel poco che di contatto che ho io con le persone, vedo le persone abbastanza stabili nelle loro decisioni. A livello europeo vedo, non lo so, nel senso che quando le cose passano dai singoli paesi all'Europa si entra in un'altra dimensione, no? È un po' come il campionato italiano e la Champions League, si gioca in altro modo. Evidentemente non credo neanche lì, detto personalmente, che cambierà molto, perché i numeri sono talmente grandi, i paesi sono talmente che quindi la singola situazione di un paese, che può essere, che non so, dove c'è l'affermazione di una forza politica piuttosto che di un'altra, in Europa si annacqua, perché le dinamiche sono diverse, i numeri sono diversi, quindi certamente sì. Nel bene e nel male, va bene, adesso ognuno ha la propria opinione sull'Europa, certo, per cui ma è evidente che ad esempio, ma vi faccio un esempio per non parlare dell'Italia, in Germania c'è questo timore dell'avanzata sempre di questo partito che si chiama Alternative für Deutschland, che sarebbe quello di estrema destra, no? Che in Germania potrebbe anche ottenere una buona performance o un grande risultato, ma e poi dopo in Europa non è così, cioè questi singoli avanzamenti possono inserirsi in un contesto europeo dove i numeri sono più grandi, dove io ad esempio faccio fatica a capire in Europa come possa Orban essere come possa essere, diceva, lo stesso partito con Forza Italia e non con la destra, tanto per dirvi, no? Certo. Allora, altro messaggio: non sono d'accordo con lei sulle elezioni, secondo me cambieranno tanto e spero a nostro favore. Ma altro messaggio. Il nostro favore dipende. Io guardi, quello che può portare miglioramento e avanzamento non posso che auspicarmelo.
però vediamo, nel senso che io ho, rispetto all'Europa sono abbastanza agnostico, cioè nel senso che vedo che alla fine, se non vorrei usare un termine romano, dei film di Alberto Sordi, però penso che alla fine quando entrano in questo Europarlamento c'è poco di quello che noi ritroviamo nel nostro e nei parlamenti locali, certo. E nazionali. Vedo molta meno partecipazione e molta meno. Vabbè, sono sempre vuoti dai video che pubblicano alcuni sì, politici. Sì, molta più attenzione alle dimensioni delle cozze che a sì, problemi reali. Infatti. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Alessandro Gallesi, presidente di ADICI, associazione di produttori di distretto calza intimo. Grazie a voi, presidente. Buona giornata. Grazie a tutti.